Non ci credevi che funzionasse davvero, eh? Ma è proprio una vera spada dell'Ottocento ancora funzionante. Perché ho messo la visita teatrale così presto, mannaggia a me! Infatti non inizia adesso la visita con Don Massimiliano? Ora lo chiamo. Chiara è la responsabile degli appartamenti. Il Palazzo d'Oro e Panfili ha una collezione di tesori strepitosa. E fare una visita con uno dei padroni di casa, Don Massimiliano Flori di Panfili, non ha pari. Lui non è solo uno storico dell'arte bravissimo, ma anche uno storyteller strepitoso. Alessandro, ma dove sei? 5 minuti arrivo. Massimiliano, scusami, ma mi racconti di nuovo la storia di questo bagno di Diana? È una sala incredibile, tutta affrescata, da Annibale Angelini che regala il principe alla sua fidanzata. Era un amore impossibile perché lei non doveva sposarlo essendo una contessa, però alla fine lui vince grazie veramente a un sentimento direi proprio romantico, sono gli anni 1835-36, quindi gli anni del romanticismo, e alla fine non solo la sposa ma le regala questo magnifico appartamento con un bagno in stile romano. Ma quindi questo è un vero e proprio regalo d'amore. Sì, infatti sul soffitto c'è il ritratto di lei vestita da dea Diana. Comunque ora, dobbiamo andare. Adesso arriva il gruppo nel bagno di Diana per la visita. Ah sì, però aspetta, mi spieghi perché ci sono poi tutti questi quadri tutti insieme? Sì, a loro piaceva decorare le pareti, diciamo così, quindi non era importante che ci fossero capolavori. Poteva essere Caravaggio, un dipinto qualunque, li mettiamo tutti insieme, l'importante è che fossero decorativi. Ah, ecco perché ci sono quadri famosissimi accanto a quadri conosciuti solo gli addetti ai lavori. Sì, è per questo che non è un museo in realtà, no? Questa si può chiamare una casa museo. Ma dove sei? Che meraviglia! L'hai proprio presa la lettera che è una casa museo questa? Eh? Allora faccio entrare il gruppo, iniziamo da qui? Ecco dove erano gli spogliatoi, io stavo girando tutto il palazzo. Queste non sono semplici porte, ma sentimenti fossili.